Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di libri, perché ottobre è appena iniziato, quindi ci saranno delle nuove uscite in libreria, quindi andiamo a vedere insieme che cosa potremo leggere. Io, come al solito, ho qui il mio fedele foglio, altrimenti non me li potrei mai ricordare tutti. I libri sono tantissimi, quindi cominciamo subito. Uscirà questo mese L'ultimo disastro della Maguire, edito da Garzanti. Chi ha già letto il suo libro, La trilogia dei disastri, conosce benissimo la coppia Abby e Travis, quindi torneranno a tenerci compagnia con la loro storia d'amore e questa volta verrà raccontato il coraggio di dire la verità e di fare sempre la cosa giusta. Poi potremo leggere Ludus in fabula di Danila Comastri Montanari, edito da Mondadori, e qui è una storia alquanto particolare perché si tratta di una caccia al tesoro, quindi tutto il romanzo ruota intorno a questa caccia al tesoro, ideata da un misterioso personaggio, ma non è una caccia al tesoro come quella che noi possiamo immaginare, ossia un gioco, un passatempo, ma è qualcosa di molto macabro perché gli indizi cominciano a farsi via via sempre più macabri. Fino a che l'ideatore di questo gioco così sadico e perverso comincia a lasciare come indizi i cadaveri delle sue vittime. Quindi quello che doveva essere appunto un passatempo diventa un gioco di morte. E questo è un libro veramente, insomma, particolare per il tema, diciamo, della caccia al tesoro. E insomma, anche questo credo che sia classificato come thriller, comunque un libro di quelli che in qualche modo a me un po' stuzzicano. Poi potremo leggere La chiave dell'inferno, edito da Nord, e l'autore è Steve Barry. Qui siamo a Washington nel 1865, quando un istituto appena nato prende fuoco. Quindi tutti stanno fuggendo, i dipendenti di questo istituto vengono evacuati. Ma uno dei dipendenti, prima di scappare, si reca nell'ufficio del direttore, ruba un diario e una chiave perché da questi dipende il futuro degli Stati Uniti. Poi la storia ritorna ai giorni nostri, dove Cotton Malone accetta la sfida di cercare degli indizi che sono segnati su una vecchia mappa che è stata trovata negli archivi di un museo. Quindi lui comincia a indagare, a cercare questi indizi. E mentre diciamo nel pieno della sua ricerca viene colpito, ferito e catturato, quindi diciamo che il mistero si infittisce sempre di più fino a che trova una lista di nomi, tutti collegati in qualche modo al futuro della nazione, al futuro degli Stati Uniti, e uno di quei nomi è proprio il suo, Cotton, e quindi lui dice: questa non può essere una coincidenza, insomma, ci sono tutti questi misteri e questi intrighi. Questo è quello che so di questo libro, potrebbe essere interessante. Poi andiamo avanti, un altro libro di Dora Albanese, edito da Rizzoli, è La Scordanza. Questo è un libro che in qualche modo un po' mi stuzzica. È ambientato in un paesino, Mugera. Qui il mondo sembra essersi quasi fermato, ci sono delle donne che alternano preghiere e in qualche modo formule per affascinare gli uomini. Poi nei boschi vicini a questo paese ci sono delle fattucchiere che preparano riti d'amore, recitano formule magiche, uomini che sono gelosissimi delle loro donne, e in tutto questo ce n'è una di donna in particolare, Caterina, alla quale tutto questo sta stretto. Lei vuole andarsene da lì, vuole una vita diversa. E l'unica cosa che la trattiene è il fatto che lei ha un figlio, quindi questo in qualche modo la tiene ancorata. Però un giorno incontrerà Nadir, che è un uomo brutale, un uomo selvaggio, ma è l'unica speranza e occasione che lei ha per cambiare vita, per scappare da lì. E in qualche modo questo romanzo ci insegna che cosa resta di una persona quando decide di fuggire e di rompere tutti i suoi legami. Quindi, insomma, anche questo è un altro romanzo che, descritto così, potrebbe essere intrigante. Poi potremmo andare a leggere un libro di Paul Auster, edito da Einaudi, che si intitola 4321. È la storia di un uomo che nasce nel 1947, ma non viene descritta la sua vita, vengono descritte quattro delle sue vite. Questo perché il romanzo
praticamente ruota tutto intorno a questo personaggio, ma descrivendo quattro possibili vite diverse. Tutte viaggiano in parallelo e l'unica cosa che le accomuna è che alla fine tutte vanno ad incrociare lo stesso destino, che è quello dell'incontro della stessa donna. Quindi diciamo che è una sorta di sliding doors. Ed è veramente molto particolare, molto interessante. Io credo che lo vorrò leggere questo libro, perché ci pone di fronte a quell'interrogativo che almeno una volta nella vita tutti ci siamo posti, ossia, ma se io quel giorno avessi fatto una scelta diversa, ma se io non avessi fatto quella cosa, se io avessi risposto a quel messaggio, se io, se io, se io. Che cosa sarebbe cambiato nella mia vita? Come la mia vita potrebbe essere diversa? Quindi questo è un po', diciamo, l'interrogativo che questo romanzo porta a chiedersi, perché vengono descritte queste quattro vite molto diverse e in qualche modo tutte poi portano allo stesso destino. Quindi noi ci chiediamo, ma se io avessi cambiato delle cose, poi il mio destino sarebbe comunque lo stesso, sarebbe diverso. Quindi insomma, questo romanzo mi attira molto, mi va a stuzzicare quegli interrogativi, quelle crisi esistenziali che ogni tanto comunque mi vengono a trovare. Poi andiamo avanti perché altrimenti mi dilungo. Scusate perché qui ho sempre la mia lista, ragazzi. Un altro libro è Le 3 del mattino di Gianrico Carofiglio, edito da Einaudi. E qui è la storia di un padre e di un figlio, un padre e un figlio che in qualche modo non si trovano, non dialogano, non riescono proprio a trovarsi, ad incontrarsi, quando un giorno negli anni 80 atterrano a Marsiglia e sono costretti a passare 2 giorni e 2 notti senza dormire, quindi a stretto contatto l'uno con l'altro, e lì cominceranno a conoscersi, cominceranno a capirsi un po' di più, in qualche modo troveranno la maniera di comunicare. Quindi questo è un romanzo che in qualche modo racconta proprio il rapporto padre-figlio. Può essere interessante se siete interessati appunto a quelle storie che in qualche modo vanno ad avere come elemento centrale il rapporto padre-figlio, genitori-figli. Qui comunque, insomma, Le 3 del mattino si intitola. Poi abbiamo un altro libro, 3 minuti, di Anders Rosland e Borg Elstrom. Io spero che sia giusta la pronuncia, ma questo lo sapete già. Se seguite il mio canale, seguite i miei video, sapete già che io con le pronunce sono un disastro. Quindi scusatemi, chiedo venia, ma purtroppo è così. Tornano le vicende di Pete Hoffman, che ha letto il romanzo 3 secondi, lo conosce bene, e anche in questo libro 3 minuti. Tornano le vicende di quello che prima era un uomo qualunque, un infiltrato della polizia, che poi è diventato un sicario. Quindi, insomma, andremo a leggere ancora le vicende di Pete Hoffman. Poi un altro libro che mi sembra interessante è Parli sempre di soldi, di un autore che è impronunciabile, ragazzi, quindi facciamo che io non ci provo neanche a dire questo nome, ve lo scrivo qua sotto. Edito anche questo da Einaudi ed è un autore che si è già reso famoso per il suo libro Il mago dei numeri. In questo libro era riuscito a far apprezzare la matematica anche a coloro che non l'hanno mai capita, che l'hanno sempre odiata, perché ha utilizzato un linguaggio molto semplice alla portata di tutti. E io qui apro una piccola parentesi e vi dico che, essendo una persona che ha un problema di discalculia, che ha sempre odiato la matematica, che con i numeri ci si è sempre picchiata e ci ha sempre sbattuto la testa senza mai riuscire a risolvere nulla, proverò a leggere Il mago dei numeri per vedere se effettivamente riesce a farlo apprezzare anche a me, che sono un po' un osso duro sulla matematica. Ve lo leggerò e poi vi farò sapere. Ma in questo caso non parliamo di numeri, ma parliamo di denaro. Quindi lui, attraverso un linguaggio semplice alla portata di tutti, prova a spiegare quello che è il significato, il valore del denaro e tutte quelle dinamiche complicate che stanno dietro a certe grandi spese, grandi investimenti, insomma, grandi questioni di denaro. E penso che potrebbe essere interessante. Poi un altro libro che troveremo ad ottobre è La compagnia dell'acqua di Giacomo Papi, edito anche questo da Einaudi. E questo è un libro un po' strano perché nei sotterranei di Milano ci sono degli stravaganti personaggi
che si trovano lì perché sono stati, diciamo, messi da parte, marginati proprio perché considerati strani da quella società che invece vive sulla superficie, quindi non nei sotterranei, e si trovano lì, allevano lucciole, sono personaggi un po' particolari e un giorno arriva tra loro Otto, che è un bambino che viene vittima di uno scherzo, viene buttato in un tombino da alcuni compagni, da alcuni coetanei. E si ritrova, diciamo, in questi sotterranei con questa banda di persone un po' particolari, un po' strane. Otto è un bambino che comunque aveva tantissime paure, aveva messo anche in atto dei rituali per cercare di affrontare le sue paure, e quando si ritrova con loro capisce che appunto l'unico modo per superare le paure è quello di affrontarle. Poi troveremo ad ottobre Accendimi di Marco Presta, edito anche questo da Einaudi, e per chi ascolta la radio Marco Presta è già famoso perché tutti i giorni con la sua voce ci fa ridere, qui questa volta ci farà riflettere, ci farà sorridere, ci intratterrà piacevolmente, non con la sua voce, ma con la sua parola scritta, perché ha scritto questo romanzo, che è la storia di una pasticcera che sembra avere sempre il dolce adatto per tutti, ma lei è la prima ad aver bisogno di dolcezza perché ha una vita in cui si sente un po' sola. Poi un giorno nel retrobottega trova una radio degli anni 70 perfettamente funzionante, e quando la accende e comincia ad ascoltare la voce dall'altra parte della radio, sembra proprio che questa voce stia parlando a lei, si stia proprio rivolgendo a lei, quindi rimane sempre più catturata da questa voce e poi, insomma, vedremo che cosa succederà. Quindi anche questo mi sembra abbastanza intrigante. Poi potremo andare a leggere Lissi, un libro di Luca D'Andrea, edito anche questo da Einaudi. Ci sono tantissimi libri di Einaudi. Qui siamo nell'inverno del 1974. Lissi ha sposato l'uomo più brutale del Sud Tirolo. Lei ha molta paura che lui possa scoprire il suo tradimento, quindi in qualche modo mette in atto una fuga, prova a scappare e incontrerà un uomo, Simon, che è un contadino che abita in un maso di montagna, quindi abbastanza isolato, che in qualche modo la aiuta. Intanto nel frattempo il marito, arrabbiatissimo della sua scomparsa, comincia a cercarla, comincia veramente a ingaggiare chiunque per cercarla, quindi è sempre più sulle sue tracce, e la donna a un certo punto si troverà a chiedersi se la reale minaccia sia il marito, sia Simon, oppure se stessa. Quindi anche questo è un libro che mi sembra che porti molto sulla riflessione, molto sul profondo, oltre che essere magari un thriller avvincente perché c'è questo tema della fuga e dell'inseguimento. Poi potremmo andare a leggere un altro libro di Adler Olsen, edito da Marsilio, che si intitola Selfie, ed è un libro che fa parte della serie I casi della sezione Q. Quindi anche qui troveremo le indagini relative alla sezione Q, quindi è un giallo che già appartiene ad una serie, quindi erano usciti anche degli altri libri precedenti. Io non conosco questa serie, quindi non vi so dire granché, so che comunque sono proprio delle indagini poliziesche, quindi è un classico giallo. Poi potremo andare a leggere La bambina con il cappotto rosso di Kate Hammer, edito da Einaudi. Questa bambina con il cappotto rosso, che è il suo cappotto preferito, è molto molto ingenua, crede a qualsiasi cosa, crede a qualsiasi favola e crede anche a quella favola che un giorno al parco le racconta un uomo con degli occhiali, gli racconta di essere suo nonno e di volerla portare via con sé in modo da potersi conoscere. La bambina crede a questa versione e va via con il signore. La madre, preoccupatissima, si mette subito alla ricerca della figlia perché alla fine la figlia è stata rapita, ma la particolarità è che la figlia non è consapevole di essere stata rapita perché lei pensa di essere andata via con il nonno. Quindi insomma una storia davvero che può avvicinarsi molto a quelle storie vere di cronaca che purtroppo molto spesso sentiamo, però insomma una storia che va a toccare secondo me anche degli aspetti molto profondi e molto particolari, perché comunque si tratta di un rapimento. Qui non fanno nessun cenno alla pedofilia. Però devo dire che quando ho letto la trama mi è venuto un po' il sospetto che forse ci potrebbe essere anche un tema di questo genere, però insomma lo andremo a leggere, andremo a vedere se effettivamente sarà così.
In libreria troveremo poi Ipotesi di una sconfitta di Giorgio Falco, edito da Einaudi, ed è un romanzo autobiografico. Giorgio Falco racconta la sua storia, racconta come da piccolo era affascinato dalla divisa del padre da autista, come poi da adulto praticamente abbia avuto una serie di esperienze professionali tutte diverse, nessuna delle quali è durata, nessuna delle quali l'ha portato a costruire qualcosa, finché poi si è messo, diciamo, a scommettere, quindi scommesse sportive, perché questo gli sembrava l'unico modo per affermarsi e per vivere. E potremo quindi leggere la sua storia, quello che lui ha voluto raccontare della sua vita. Poi in libreria potremo andare a leggere La rilegatrice di storie perdute di Cristina Caboni, edito da Garzanti. È la storia di una rilegatrice che svolge il suo lavoro con enorme passione. Un giorno si ritrova a rilegare un libro antico con delle pagine scritte a mano che racconta la storia di una donna dell'Ottocento che voleva fare proprio la rilegatrice. E in questo libro c'è scritto che in quelle pagine ha custodito quello che lei ha di più caro. Quindi si incuriosisce, comincia ad indagare, le indagini la porteranno da un libro all'altro, da una città all'altra. Quindi lei farà questo viaggio insieme all'autrice del libro e nel frattempo riscoprirà anche la fiducia per l'amore, la fiducia in se stessa, un po' la fiducia nella sua vita che invece sembrava all'inizio del libro aver un po' perso. Quindi anche questo mi sembra un libro abbastanza carino e interessante. Poi potremmo andare ad acquistare in libreria Terapia d'amore di Daniel Glatteur, edito da Feltrinelli. Questo si svolge tutto nello studio di uno psicologo ed è praticamente una coppia che va in terapia e parlando della loro storia, dei loro problemi, scoprono che anche il terapista stesso in realtà ha dei problemi sentimentali. Quindi diciamo che è un intreccio di storie sentimentali, di problemi d'amore. E la cosa particolare è che questo libro viene, diciamo, scritto come se fosse un'opera teatrale, quindi è fatto proprio di botta e risposta, ci sono molti dialoghi, però secondo me può essere, insomma, anche un po' divertente se vogliamo, se il libro effettivamente mantiene i toni che, trapelano dalla trama che io ho letto, insomma, quindi qualcosa di abbastanza leggero e forse anche di un po' ironico, però non lo so perché non l'ho ancora letto, però diciamo che, dalla trama mi sembra così. Poi abbiamo Il tuo anno preferito inizia da qui, di Charlotte Lucas, edito da Garzanti. Anche questo mi attira moltissimo. È la storia di un uomo che, a differenza di tanti altri, non ha intenzione di scriversi i cosiddetti buoni propositi per l'anno nuovo, perché è molto sfiduciato dalla vita in realtà. Però il 1º gennaio trova un'agenda e in questa agenda ci sono degli appuntamenti già tutti fissati. Quindi lui decide di seguirli, di presentarsi al primo appuntamento segnato in agenda e poi in qualche modo di seguire anche tutti gli altri. E questo lo porterà a lezioni di vita interessanti, lo porterà a delle riflessioni su se stesso, in qualche modo ad imparare parecchio, parecchio della vita, parecchio di se stesso, parecchio delle relazioni. Quindi insomma anche questo è un libro curioso che in qualche modo mi stuzzica abbastanza il mio appetito letterario. Poi abbiamo un altro libro, Festa di famiglia di Sveva Casati Modignani, edito da Sperling e Kapfer, penso si pronunci così, chiedo venia se è sbagliata la pronuncia. E questa è la storia di quattro amiche che ogni anno prima di Natale hanno un rituale, ossia quello di incontrarsi in un ristorante per chiacchierare, per passare un pochino di tempo insieme. Ovviamente ognuna di queste quattro amiche ha delle vite diverse, c'è quella più conservatrice, c'è quella più emancipata, insomma ci sono una serie di vicende che riguardano queste donne, fino a che quella che appunto è più emancipata, più moderna, a un certo punto dà loro la comunicazione che è incinta e quindi dovrà fare una scelta d'amore. Questo diciamo che scombussola un po' tutte le altre amiche, insomma. È la storia appunto di questa donna e di queste altre donne che in qualche modo le vogliono stare vicino, la vogliono aiutare, quindi sicuramente un romanzo di scelta, un romanzo d'amicizia. Poi un altro libro che troveremo in libreria è Emilia l'elefante di Arto Pasilinna, edito da Iperborea, credo.
È ambientato a Kerava nel 1986 in Finlandia ed è la storia di un elefante, un piccolino che nasce in un circo, molto bravo perché comunque viene addestrato subito a fare i giochi più difficili e riesce a farli, ma poi cambia la legge, quindi in qualche modo lo devono allontanare dal circo perché la legge non consente più di utilizzare questi animali per il circo. E quindi dopo una serie di peripezie decidono di riportarlo in Africa, quindi insomma il viaggio di questo elefante, dei suoi accompagnatori, dalla Finlandia verso l'Africa. Quindi questo è un libro molto particolare per chi ama il genere, insomma, libri dove ci sia un animale come protagonista. Poi andremo a leggere Origin di Dan Brown, edito da Mondadori. Qui tornano le vicende di Robert Langdon. Per chi ha letto gli altri libri di Dan Brown, comunque conosce il genere e lo stile. Quindi torneremo di nuovo tra indagini, indizi, corse contro il tempo. L'ultimo libro che vi volevo proporre è Negli occhi di chi guarda di Marco Malvaldi, edito da Sallerio, della storia di due fratelli ormai sessantenni che vivono nel podere di famiglia e che dopo il ritrovamento di un cadavere che emerge tra le sterpaglie di un incendio lì vicino, in qualche modo si ritrovano coinvolti un po' nelle indagini, insomma, si ritrovano a fare un po' i conti anche con delle vecchie storie di famiglia, insomma, da quello che ho capito è un romanzo di questo genere, ma devo dire che non c'era scritto molto di più su questo romanzo. Questo era l'ultimo, fatemi sapere come sempre nei commenti se magari c'è qualche libro che io non ho citato che volete aggiungere, quindi potete scrivermelo qua sotto. Io come sempre vi invito a dare un'occhiata alle playlist del mio canale perché lì potrete trovare tutti i video che io ho fatto divisi per argomento, perché vi ricordo che sul mio canale ci sono tanti argomenti diversi, quindi date un'occhiata. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!